Ciao a tutti e bentornati sul canale. Se vi siete persi l'episodio precedente di Time to Race, ve lo lascio un like qua in alto. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like. Adesso possiamo partire. Finalmente si torna a correre con la seconda tappa del trofeo Amici del Kart Triveneto. Oggi si corre a Lignano e ci sono un sacco di novità. Sono stato promosso di categoria, dalla Bronzo 3, quella delle New Entry, alla Silver 1, seconda solo alla Gold. È un grande salto da una gara all'altra, molto ambiziosa come sfida e mi aspetto un livello degli avversari parecchio alto. L'altra novità è la pista, o meglio, si corre sempre a Lignano, ma c'è stato un cambiamento. Infatti nella seconda parte della pista c'è stato un taglio tra curva 4 e curva 6, aggiungendo un tornante e diminuendo notevolmente i tempi sul giro. Scesi sui 52-53 secondi, quindi vediamo come andranno le qualifiche. Ho scoperto una novità solo una volta arrivato in pista, quindi non ho avuto tempo di prepararmi o di girare prima, però non sembra poi così difficile come adattamento. Ah sì, ultima cosa, importante per il proseguo del video. Essendo in una delle categorie più forti, si corre alla fine della giornata, quindi la gara dovrebbe svolgersi tra le 19:30 e le 20. Ho estratto il kart 16, vediamo come va. Questa è la nuova curva e da quello che mi hanno detto gli altri, ma più che altro da quello che sto provando in questo momento, non è fantastico il grip, quindi devo prenderci un po' la mano. Purtroppo un po' di bagarre che da quello che abbiamo capito in qualifica non manca mai. Adesso cerchiamo di passare anche lui e di fare almeno qualche giro pulito. Ok, non penso di essere andato benissimo perché alla fine comunque nel giro ho sbandato un paio di volte e il tempo è decisamente migliorabile. Adesso salgo sull'altro kart e vediamo quando mi chiamano. Come 3? Io sono il 3, vuol dire seconda posizione, prima fila? Ok? E pensavo di essere andato molto peggio, e prima fila è
assurda come posizione. Va bene, adesso calmiamoci. Un conto è fare un giro veloce, un conto è tenere davanti 20 persone per 13 giri. La visiera e si parte. Sì, sono partito meglio di lui. No, 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 ho fatta 10 volte più forte in qualifica. Non è possibile che non stia in strada. Cos'è successo? No, 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 non sto in strada. Perché? Non ci credo, cioè ho dovuto alzare il piede e si dovrebbe fare in pieno questa curva. Non so se si è cambiata la pista, il kart, tutto insieme, però non è possibile un cambiamento così drastico da qualifica a gara. Il risparmio il resto della gara, perché sarà tutta così. Io che vengo sorpassato. E sorpassato ancora. E ancora. E ancora. E ancora. In realtà ci sono stati un paio di momenti in cui ci ho creduto di più. Ad esempio quando sono passato questo gruppetto che si è girato. Però non finiva, continuavo ad andare giù e giù fino ad arrivare quindicesimo. Esatto, 13 posizioni perse. Perfino quelli che si erano girati al primo giro sono riusciti a raggiungermi e a sorpassarmi. In quel momento ero veramente molto giù, non sapevo più cosa pensare e ci sono stati anche dei momenti in cui pensavo di fermarmi per dire vabbè, ormai non ha più senso rimanere in pista. E continuavo a commettere errori stupidi e non mi rendevo conto di starli commettendo. Però per fortuna ho continuato a pensarci, a pensarci, a pensarci, a riguardare i video, gli onboard tantissime volte e sono giunto a 3 conclusioni. La prima, mi sono spaventato. E purtroppo sì, o meglio, una volta visti i primi 3, 4, 5 piloti che mi passavano, ho iniziato ad entrare nel panico perché non mi aspettavo tutti questi sorpassi in così poco tempo. E quindi ho iniziato a fare errori molto stupidi a volte, come girarmi a guardare dietro in traiettoria in una curva che si dovrebbe fare in pieno e perdere il controllo del kart, facendomi perdere un'altra posizione. E continuando ad ascoltare le mie paure, ho fatto sì che si avverassero. La seconda, insieme all'ansia, c'è stato anche un cambio di condizioni della pista. È arrivato subito il buio, come si può vedere in questa clip.
E insieme adesso è scesa anche una fitta coltre di nebbia, che ha fatto cambiare le condizioni in pista e purtroppo non sono stato capace di adattarmi velocemente e rapidamente a questa situazione. Infine il cambio kart. Credo abbia influito, ma non voglio dare la colpa a questo. Un po' per non demoralizzarmi per una cosa che non dipendeva principalmente da me, e un po' per lasciare la colpa su di me, per farmi capire che per vincere una gara non basta un tempo veloce, ma bisogna avere anche testa ed esperienza, che purtroppo in questo caso non ho avuto. Ho voluto dare la colpa principalmente a me per non nascondermi dietro la scusa del kart e per poter imparare da questa giornata, per poter guardare questi video e ridere di quanto mi fossi impanicato in una situazione del genere. Adesso però non è il momento di piangersi addosso perché la prossima gara è tra soli 2 weekend e sarà dura come pista, perché è la pista di casa di molti dei miei avversari della batteria. Ma ce la metterò tutta per arrivare il più preparato possibile.